Cristo è risorto, è veramente risorto. La festa della risurrezione di Gesù è il giorno più importante, più luminoso, più felice dell'anno liturgico. E questo perché Cristo ha distrutto la morte, ci ha donato gioia e speranza, una vita piena, abbondante e felice che attraverso la divina liturgia eucaristica diventa per noi credenti un evento sperimentabile, palpabile. La Chiesa bizantina, nella terza domenica di Pasqua, celebra le mirofore, che significa portatrici dell'olio. Miron in greco significa appunto olio profumato, che serviva per ungere il corpo del Signore e completarne la sepoltura. I Vangeli ci raccontano che il giorno dopo il sabato le donne si recarono al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio. Queste, trepidanti, spaventate e addolorate, per la strada si chiedevano tra di loro chi le avrebbe aiutate a spostare il grande masso che copriva l'ingresso della tomba. Ma al loro arrivo trovarono il sepolcro aperto e un angelo che diede loro l'annuncio della resurrezione. Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Con voi voglio contemplare l'icona delle mirofore, in cui si rappresenta il momento in cui le donne arrivano al sepolcro e lo trovano spalancato e vuoto. Tra le mani hanno i vasetti di unguento profumato. Esse sono le prime testimoni della tomba vuota, ossia del trionfo di Cristo sulla morte, e le prime a recare agli apostoli il felice annuncio della resurrezione che avevano ricevuto esplicitamente dall'angelo. Molto probabilmente Maria, la madre di Gesù, è tra le mirofore. Al sepolcro, seduto sulla pietra che chiudeva la tomba e che era stata rotolata via, le donne trovano un giovane vestito di bianche vesti. È l'angelo della resurrezione che annuncia che Gesù è vivo. L'angelo della resurrezione si presenta maestoso e sereno, comunica gioia e pace. L'annuncio che tutta la storia attendeva viene finalmente dato per bocca sua. La morte è stata distrutta. Con la mano destra indica la tomba vuota e in esso la sindone che aveva avvolto il Cristo, mentre con la sinistra regge un bastone che qualifica il messaggero imperiale che annuncia che Gesù non è più tra i morti, è vivente e non muore più. La tomba vuota è raffigurata come una bocca spaventosa, sono le fauci della morte, mai sazia. La morte ha ingoiato l'autore della vita, ma non ha potuto trattenerlo. È stato come vomitato. All'interno del sarcofago è visibile la sindone che avvolgeva il corpo del Signore, ancora piegata secondo la sagoma del corpo, ma senza Gesù all'interno. Il sudario del capo, invece, come racconta Giovanni nella sua testimonianza oculare, piegato a parte. L'angelo disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Nei momenti bui e di sconforto, il Signore non ci fa mai mancare il suo angelo che ti dice: non avere paura, ricordati, Cristo è risorto.